Ah, gli uccelli. Bene, è un film che rivedo volentieri. Me lo ricordo poco. Speriamo che Paolino non si svegli. Vabbè, la tengo un po' bassa. Però bravo Hitchcock, eh? Hai visto? Loro escono dal negozio e lui ti fa vedere il cielo con tutti quegli uccelli. Così, come se non c'entrasse nulla. E tu dici, ai ai, qui succede qualcosa. Mascalzone, ti potrebbe tenere qui delle ore e non succede niente. Sì, sì, io lo so che succede, l'ho già visto. Lei è andata a teatro, Paolino dorme e io mi vedo Hitchcock. Dorme, non fa altro, mangia e dorme. Non comunica molto. A 7 mesi non si può pretendere. La notte invece comunica. La notte gli piace la compagnia. Della mamma, mi è sembrato di capire. Anche perché dicono che io non sono bravo. E io, per carità, se non vogliono che me ne occupi. Speriamo che stasera stia buono. Anzi, fammi dare un'occhiata. Perfetto. No, dico, com'è messo? Fermo, tranquillo, a pancia in giù, come da indicazioni. Ah sì, qui lei va in barca verso la casa di lui. Peccato, mi sono perso la scena dell'uccello che le sfiora la testa. No, no, è adesso, ecco, il grido del gabbiano, primo piano di lei. Ed eccolo che scende in picchiata. Frrr, che paura. Mica tanto però, eh? No, dico, al cinema pareva più un colpo. Boh, sarà lo schermo piccolo. Oppure è che uno a casa va e viene, c'ha altro da pensare. Dicono che mi assomiglia. Un classico. Bruttino è bruttino. D'altronde i bambini piccoli, si sa. Guai a dirlo a lei. Lei se lo prende, se lo sbaciucchia, se lo gode, proprio come un fatto fisico. Com'è cambiata? Non era mica così prima. Tutte le mamme sono come in trance. Non pensano mica. È come se lo sapessero prima cosa devono fare. È come se l'avessero sempre saputo. C'hanno degli occhi strani. Guarda mia moglie. Un animale stordito. Stordito e felice. Gira per la casa, tranquilla, ispirata. Mi cammina sopra i piedi. Tanto io che ci sto a fare. Secondo me non mi vede nemmeno. Sarà la maternità. È la maternità. Deve essere una roba grossa. Io non lo saprò mai. No, il padre è diverso, almeno io. Cioè, certamente sì, quando è più grande, senz'altro, ma ora non mi vengono a dire che si sente qualche cosa di... Per ora io faccio quasi fatica a capire che è mio figlio. Ma veramente ci sono quei padri che gli piacciono già così piccoli, eh? Il latte, e l'odorino, e li lavano, li puliscono... E la cacca, mi piace anche la cacca, sì. No, a me la cacca non mi piace, mi fa un po' schifo, sì. No, per carità, uno non ci bada, si pulisce, però non godo, ecco, non godo. Eccolo che si sveglia. Serve aiuto?
Arrivo, arrivo, sono qui apposta. Allora, che succede, eh? Ah, il ciuccio. Abbiamo perso il ciuccio, eh? E dov'è finito? Eccolo qua. Tutto a posto. In fondo non è mica tanto difficile, dai. Basta infilargli qualcosa in bocca. Ah, sì. Questa parte qui me la ricordo, è un po' noiosa. Lei gli regala i pappagallini, gli inseparabili. Pappagallini. Come di là. Uno zoo, un Luna Park. Farfalline, zzz, moschine che girano. Gla, 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 gla. Il festival del Giappone. Non c'è niente che richiami nonne, zie, parenti come un neonato. Tutti intorno. E dopo 3 giorni. Ride, ride! Hai visto che ride? Ma va, fammi vedere. No, adesso non ride più. Puttana! Quando c'ero io non rideva mai. A meno che certe piccole smorfie scimmiesche non fossero interpretate come segno di grossa ironia. Adesso che è più grande, è la stessa storia. Parla, parla, ha detto mamma. Ma io ho sentito wow, wow. Ma tu lo vuoi sentire? Come non voglio? Non lo dice, per carità lo dirà. Per ora fa wow, wow, sono sicuro, non di più. Wow, wow, wow. Ah, oh, qui è bello, sì. Me lo ricordo, i bambini giocano nel prato e i gabbiani li attaccano, bello. All'inizio sembra un gioco, ma poi capiscono i bambini, eh? E gridano, mamma, mamma! Loro sì che dicono mamma, mica Paolino! Paolino fa, wow, wow, sono sicuro, sono loro che sono matti. E non solo sono matti, ma ce li ho tutti i giorni qui. Il padre di mia moglie, il notaio, quello non lo vedevo mai, non glielo neanche simpatico. Arriva Paolino, perde la testa, gli fa le faccine strane, la bocchina a culo. Il notaio, capisci? Gli parla con una vocina da bambino di 10 anni un po' deficiente, perché secondo lui così si capiscono di più. Ma dove fagli wah wah, così sei scemo come lui. È incredibile come un bambino riesca a crearsi intorno un'oasi di imbecillità. Ecco, ricomincia a piangere. Non si sta in pace. Che c'è ora? Il ciuccio ce l'hai? E allora cosa vuoi adesso? Ma perché piangi così? Che succede? Ho capito. Sei furbo, eh? Vuoi che ti prenda in braccio? Mi avevano tanto raccomandato di non farlo e io lo prendo in braccio. Lei va a teatro e io lo vizio. Lo prendo in braccio. C'era un braccio un po' male, non deve essere comodissimo. Piange ancora un po', mi tira qualche calcetto, io lo giro, lo rigiro, non so come tenerlo. Gli do dei colpetti sulla schiena, ecco, si calma. Ancora un piantino, si calma, smette. Poi tutto un tratto un pianto di gola, fortissimo, ripetuto, attaccato alla mia spalla come se la mordesse. E piange, 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 come se soffrisse in un modo pazzesco.
Sento le sue gengive che stringono, la saliva che scende di un nuovo grido. Lo abbraccio forte forte, come se lo pregassi di smettere. Appoggio le guance alla sua testa, i capelli. È sudatissimo, le gote rosse, piene di lacrime. Un calore enorme. Emano, un calore che non avevo mai sentito. Smetti Paolo, smetti, ti prego. Ci sono io, smetti. Sono tuo padre, sono tuo padre. Niente. Sento le sue gote dure, contratte. Sento i suoi occhi chiusissimi, come se li stringesse per resistere al dolore. E giù lacrime, lacrime, grida sempre più forti. Ora c'ho la sua bocca proprio sul mio viso, la sua bocca spalancata che brucia e preme. Non ce la faccio più a sentirlo urlare. Non deve soffrire, non deve. Mi raccomando, Dio, sì che mi importa. Basta Paolo, basta, ti prego. Fallo per me, basta. Ecco, più piano amore, così, bravo. Tossisci, sì, ecco, vomita. 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 Vomita, come vomitasse tutto, tutto questo caldo, tutto questo pianto, tutti questi liquidi, tutta questa calma. Stiamo meglio, vero? Sì, stiamo meglio. Lo stringo a me e questa volta è un abbraccio. Com'è strano abbracciare un figlio così piccolo. Chissà cosa sente. L'animale. Però mi ha fregato, vedi? È la prima volta che provo. E poi chissà cos'è. Un attimo. Ecco, siamo già al finale ora. Loro escono pianissimo, ancora pieni di paura. Gli uccelli sono lì fermissimi, sui fili, sugli alberi, sui tetti, tutti in attesa. E non fanno niente. Chissà come hanno fatto a fare sto film. Che lavoro! Colpi di scena, milioni e milioni di bestiacce per strapparti un po' di paura. E pensare che nella vita, se uno ci fa un po' d'attenzione, anche nelle cose più normali, altro che Hitchcock.